Sicuramente nel primo tempo potevamo fare molto, molto meglio. Noi abbiamo bisogno di muoverci di più in zona creazione con i cinque giocatori rispetto a quanto fatto, ma soprattutto senza palla. Nel percorso del primo tempo, nel passare del tempo, ci siamo un po' allungati e perso un po' lucidità, giocato un po' con frenesia, giocando sui ritmi del Pescara, essendo molto, molto un gioco di transizione dove noi non siamo abituati. Secondo tempo la squadra ha giocato un po' meglio, ha forzato la gara nel finale creando 3-4 occasioni, anche con orgoglio. Avesse vinto la partita, penso sarebbe stata una vittoria. Se fosse stata brava a sfruttare 3-4 occasioni nel finale, avesse vinto la partita, avrebbe meritato la vittoria e si sarebbe, secondo me, parlato di un Milan ancora una volta orgoglioso che con l'orgoglio riesce a vincere la partita. Oggi l'orgoglio non è bastato nel finale. Dobbiamo fare meglio nel muovere la palla e nel muoverci senza palla. Abbiamo perso un set, per dirla in termini tennistici, ma abbiamo tutte le possibilità per inseguire ancora i nostri obiettivi. È una battuta d'arresto, le battute d'arresto sono tutte sempre brutte. Io credo che sia ancora tutto aperto. Mi auguro che gli avversari non la pensino così. E abbiamo due scontri diretti importanti. Mancano 8 partite, abbiamo visto che in Italia è sempre difficile vincere le partite e credo che lo possa essere difficile anche per gli avversari. È stato anche per merito del Pescara perché non siamo stati bravi a stanare sulle loro dall'inizio le loro trame, quindi in questo senza palla possiamo fare molto di più, sia quando abbiamo la palla che quando dobbiamo attaccare lo spazio. E quindi ci sono cose su cui lavorare, ma sicuramente la squadra ha dato tutto, su questo non posso rimproverare assolutamente nulla. Hai paura di una ripercussione psicologica su No, quello? assolutamente no, assolutamente no. Avessimo pareggiato qualche partita in più dove abbiamo perso, sicuramente sarebbe la posizione di classifica più idonea. Sono situazioni di gioco, Donnarumma è andato bene in appoggio, a sostegno perché Paletta era pressato, Paletta non l'ha letta così, l'ha letta in maniera diversa di giocargliela sulla corsa all'interno, è venuto fuori per accelerare il gioco, ne è venuto fuori un passaggio, una via di mezzo dove è stato sbagliato sia il passaggio che il controllo, insomma.